Parlare di campione di motonautica è facile, basta andare in quel ritaglio di Po che va da Caorso a San Nazzaro. Ma la storia che raccontiamo adesso è diversa, è qualcosa di più. Non è una storia di donne e motori, come si dice di solito. In questo caso è più appropriato dire di corse e motori, perché questa è la filosofia di vita di Giuseppe Rossi, detto Pino, caorsano classe 65, che fin dall'adolescenza ha speso tempo e soprattutto passione in cilindri e carburatori. La passione viene dai motorino. A Caorso c'era la Gitan, tutti avevano il motorino e io ero appassionato di motori. Un amico mi ha portato una volta a vedere un motoscafo e da lì abbiamo pensato di riuscire a fare un motore. Ed è lì che le sue doti di pilota e di costruttore sono venute fuori. Non ho mai avuto la possibilità di fare delle prove insieme ad altri, ok, però avevamo una superiorità di motore tale che alla mia prima gara ho vinto senza problemi. Dopo una settimana qua in Italia ho vinto un campionato europeo dove c'era tutto il meglio di Europa, senza mai essere sceso in acqua prima. Ho fatto due prove qui a Roncarolo, da solo, due o tre giri. Questa stanza è piena di trofei e di ricordi. Qual è il più importante per te? Ricordo volentieri un 97 in America, dove lì sinceramente era stato meglio il pilota rispetto all'imbarcazione, quindi maggior parte del merito era stato mio e dei ragazzi che avevo dietro. È un buon ricordo di quella gara, era stata molto difficile ma con molta soddisfazione. Qui a Caorso negli anni 80 è nata un'importante scuola di motonautica. Sì, i maestri sono loro, dopo di noi quelli di San Nazzaro che hanno fatto scuola anche loro, e praticamente nel Piacentino fino ad oggi abbiamo vinto più di 20 titoli mondiali. C'è rivalità tra la scuola di Caorso e quella di San Nazzaro? No, assolutamente, siamo amici, collaboriamo. Qual è il tuo palmarès? Io ho 8 mondiali, ho vinto 2 italiani della 250 e 4 europei della 250. I mondiali tutti, tranne quello della 500, sono 4 categorie. Tu sei uno dei due produttori di motori da motonautica, da competizione al mondo. Siamo in due e ce la combattiamo tutte le volte noi due. Se succede che tu non arrivi sul podio, comunque ci sono buone probabilità che ci arrivi un tuo motore, questa è una soddisfazione. Sì, certo, sono... Quando vincono i miei motori è la cosa più importante. Questi pezzi che cosa sono? Questo è un pezzo di cui vado molto fiero, è un carburatore che abbiamo fatto noi qua. Quello è un supporto che permette al pilota di muovere la posizione dell'elica durante la gara. È un po' il tuo fiore all'occhiello. Sinceramente è una mia invenzione. Tu produci motori per tutte le categorie? Sì, andiamo dalla 125 che è il monocilindrico, utilizzando lo stesso cilindro arriviamo alla 500 con 4 cilindri. Le due barche alle nostre spalle sono un po' impolverate ma hanno un'importanza storica per te. Quella sotto è la mia prima barca che mi ha permesso di correre agli inizi perfettamente. Quella sopra è un 125 con cui ho vinto un campionato mondiale nel 2002, anche quella ne vado molto fiero. Sono passati tanti anni dai primi successi di Pino, ma l'entusiasmo dei suoi compaesani è rimasto indelebile sui muri.